Buongiorno a tutti, sono Hervé Ballon. Benvenuti in questo momento di apertura dei nostri cuori e delle nostre menti all'infinito. Lo yoga è una scienza antica di autorealizzazione e realizzazione in Dio. Lo yoga è una parola sanscrita che significa unicità, unione o unità. Lo yoga consiste nel riportare la nostra attenzione e la nostra consapevolezza a riposare nella nostra natura spirituale essenziale. Lo yoga è conoscere e capire e fare esperienze nella nostra natura spirituale e vivere in armonia con essa. Oggi un discorso da Paramahansa Yogananda degli anni 50 e noterete questo umorismo, questa verva, questa simpatia, questa energia, questa chiarveggenza nel proposito del maestro. Quindi vi auguro un buon ascolto. I remember at home if I didn't get my food at 10 o'clock, I used to call down the servants. So when I went to the hermitage in Benares, there was no talk of food at all. And oh, was the hunger gnawing in my stomach. My, I never experienced like this. But when food came, I so much enjoyed. So one day I heard that we have to wait for the headman to come. And you won't get to eat at 12 o'clock, but 2 o'clock when the train comes. I said, Lord, hurry up the train. I was praying to the Lord, I cannot stand any longer. I never expressed my discomfiture inside, but I was praying. But the train was late. He arrived at 5 o'clock or 6. I said, isn't this enough, Lord? He said, now we eat. Then I heard he went to meditation. I said, would you hurry him up, please, until he finishes his meditation? 8 o'clock he came, his eyes looking wrong. And so much food was given, I had two helpings. I was famished. And he was picking on food like that. So I said, look at this man, he doesn't appreciate good food. So when I went to his room and I was giving him a little massage, which is the custom. He said, you know, I was traveling on the train for 4 days and said vibrations were so wrong, I didn't eat anything. I said, tell me, you mean to say you didn't eat anything? So what, he says. I didn't drink any water either. I have much more interesting things than food. And I said, shame on you. It's 3 hours you fasted and look at you. And he understood what I was thinking. So I said, you must not ask any food. I said, I don't ask. But when I don't get it, I feel very hungry. So he said, God will give it to you. Don't ask. So I said, but suppose nobody gives to me, I die. He said, die! Die to know that you don't live by food but by God. Place food and money in front of you and your heart fails. What good does it do? All food consciousness vanished from me. So I want you to learn that true happiness, which is unconditional, it is not conditioned on fatigue or food or money or anything. When you find that unconditional happiness, then you will find the happiness of God. Otherwise, you won't. True happiness, which is unconditional, is not conditioned on fatigue or food or money or anything. When you find that unconditional happiness, then you will find the happiness of God. Ci prepariamo alla nostra meditazione quotidiana. Comodamente seduti, teniamo la schiena eretta, non appoggiata, le spalle basse rilassate, nuca allungata, senza tensione, spalle indietro, petto fuori, nuca allungata, mento basso, lo sguardo al terzo occhio, il Kutashta, Yin Tang per i cinesi. Lasciamo andare il respiro al suo ritmo naturale senza controllarlo. Prendiamo anche questo Ardha Kshani Mudra con la punta della lingua verso il palato molle. Adesso entriamo all'interno. Apriamo il nostro cuore, la nostra mente all'infinito e alla pura coscienza onnipresente. Siamo immersi in essa, si esprime in noi, intorno a noi, attraverso
attraverso di noi, in tutti e in tutto quello che è. Una sola vita, una sola presenza, un solo potere, una unica realtà chiamata da tanti nomi: Spirito Assoluto, Coscienza, Purusha, Dio, Ishvara, Allah, Geova, Rama, Satanamaha. Questa realtà è la fonte, il supporto, la sostanza di tutti e tutto quello che è, e ne siamo la manifestazione. Riconosciamo che giusto qui, dove siamo, giusto ora, adesso, in questo momento, questa realtà è totalmente presente, sveglia e attiva. Prendiamo coscienza e ricordiamo che siamo come onde sull'oceano di questa coscienza divina. Quando meditiamo, torniamo la nostra attenzione e consapevolezza dall'esterno verso l'interno, in modo di riposare in questa coscienza, riconoscendo la nostra natura ed essenza. Muoviamo semplicemente la nostra attenzione dalla periferia della nostra consapevolezza verso la profondità di noi stessi, come le onde tornano verso il mare. Prendiamo coscienza del nostro respiro, osserviamo il suo flusso naturale. Quando inspiriamo, cantiamo il mantra Hong, portando l'attenzione verso l'interno. Quando espiriamo, cantiamo il mantra So, abbandonati, abbandonando ogni pensiero e concetto di separazione. Inspiriamo, cantiamo Hong. Espira, canta So. Osserva e lascia i pensieri e sentimenti galleggiare nella mente, e lasciamoli andarsene via senza più ascoltarli. Se pensieri, sensazioni fisiche, corporee, rumore nell'ambiente ti distraggono, gentilmente torna all'osservazione del mantra Hong So, che si manifesta sopra di noi come una colonna di mercurio energetica che sale nell'inspiro e scende nell'espiro So. Abbandoniamo l'attenzione sul respiro e sul mantra
riprendendo consapevolezza del nostro corpo fisico, del suo peso, la sua massa a terra. Facciamo una lunga inspirazione, seguita da un profondo sospiro. La pace emana dall'essenza del nostro essere e pervade il campo mentale, la nostra natura emotiva e il nostro corpo fisico. Possiamo portare con noi ovunque ed ad ogni momento questa pace portatile, come diceva Paramahansa Yogananda. Lentamente, gentilmente, quando sei pronto, apri gli occhi. Adesso che riposiamo in questa pace, lasciamola fluire fuori come grazia per tutti gli esseri, ovunque. Che tua luce interiore illumini il mondo e ricordati di portare pace e amore a tutti quelli che incontrerai. Namaste.